Ora l'obiettivo è calcolare la posizione di tutti questi massimi luminosi. L'ennesimo massimo luminoso, qui per esempio è disegnato fino al secondo, sta in posizione xn a partire dal punto O. Per esempio x2 è la distanza tra O e il secondo massimo laterale luminoso, sia sopra che sotto. Come avevamo detto, si utilizzano queste tre formule. La prima, tangente di alfa n uguale xn diviso d, è questa qua e significa che la tangente di questo angolo, per esempio prendiamo alfa 2, è uguale al cateto opposto, quindi x2, xn nel caso generale, x2 diviso il catete adiacente che è d. Ma per quello che abbiamo detto poco fa, d e l sono praticamente uguali, quindi possiamo identificare d con l. Ma allora abbiamo il rapporto tra il cateto opposto all'angolo, xn, questo, diviso l'ipotenusa l. E il cateto opposto all'angolo diviso l'ipotenusa è il seno dell'angolo. Questo per dire che tangente dell'angolo e seno dell'angolo sono praticamente uguali. Questo è vero quando gli angoli sono piccoli. Questo si vede anche da queste immagini dove si effettua un confronto fra seno, tangente e l'angolo, sia per angoli relativamente grandi che per angoli molto piccoli. L'ultima figura in particolare è un ingrandimento della prima. E mostra una parte della circonferenza goniometrica in cui l'angolo inizialmente è grande, questo segmento di colore nero è seno dell'angolo, questo è l'angolo alfa. L'angolo in realtà è rappresentabile attraverso la lunghezza di questo arco. Invece tangente di alfa è la lunghezza di questo segmento che infatti è tangente alla circonferenza goniometrica, da cui il nome tangente di alfa. Si vede che la lunghezza dell'arco è compresa tra il valore del seno e il valore della tangente. Il seno è il segmento più corto, la tangente è il segmento più lungo. Quando noi però riduciamo l'angolo fino a 0, tutti e tre queste lunghezze si accorciano e tendono a diventare uguali, tendono a coincidere una con l'altra. Quindi seno, l'angolo e la tangente tendono a confondersi tra loro. In pratica risulta la tangente uguale al seno uguale all'angolo. Questo si vede anche confrontando i grafici delle tre funzioni. Qui c'è l'angolo che è semplicemente la bisettrice del piano cartesiano. Qui c'è l'andamento di sen alfa in funzione dell'angolo sempre e in rosso la tangente di alfa. Se noi adesso andiamo a ingrandire questa parte vicino all'angolo alfa uguale a 0, come si direbbe in un intorno di 0. Si vede che queste tre funzioni tendono a confondersi una con l'altra. Invece ad angoli più piccoli o più grandi si differenziano con il valore dell'angolo sempre compreso tra il valore della tangente, che è il valore più grande, e il valore del seno, che è quello più piccolo. Dunque, a piccoli angoli, seno, tangente e l'angolo stesso praticamente assumono lo stesso valore. Torniamo quindi alla nostra dimostrazione. Ricordiamo che dobbiamo calcolare xn, cioè la posizione dei massimi luminosi laterali. Abbiamo approssimato d con l, quindi la tangente con il seno, quindi ricaviamo x con n e viene d per la tangente, cioè d per il seno. A questo punto dobbiamo utilizzare le altre due formule, questa che ci dà l'interferenza costruttiva e l'altra che esprime la differenza di cammino. Delta uguale n lambda, la vediamo qui, vuol dire che la differenza di cammino è un numero intero di lunghezze d'onda e perciò dà l'interferenza costruttiva. Delta uguale d seno di alfa n è il modo di calcolare delta attraverso questo triangolo rettangolo che si forma qua. Infatti delta è il cateto opposto all'angolo alfa n che sta qui. Questo angolo infatti si dimostra che è uguale a questo, è uguale agli altri. E quindi il cateto opposto è uguale all'ipotenusa, che è d, per il seno dell'angolo alfa n. Ed ecco spiegata anche questa formula. Mettendo insieme queste due formule otteniamo l'uguaglianza tra d sen alfa n e n lambda, da cui possiamo ricavare sen alfa n uguale n lambda diviso d. A questo punto sostituiamo questo valore n lambda diviso d nella formula delle posizioni dei massimi luminosi, xn. Quindi otteniamo d maiuscolo per n lambda su d e questa è la formula finale che volevamo dimostrare, cioè questa formula qua che ci dà la posizione dei massimi luminosi sullo schermo. Il numero intero n distingue un massimo luminoso dall'altro. Si parte da n uguale a 0 perché in questo modo troviamo il massimo luminoso centrale.
quello che corrisponde a una differenza di cammino nulla. Ricordiamo che questa formula è un'ottima approssimazione, però è valida soltanto quando la lunghezza d'onda della luce laser è molto minore della distanza tra le fenditure. Cioè questa lunghezza d'onda è molto minore di questa distanza che abbiamo visto che nel nostro esperimento è più o meno una parte su 200. Quindi possiamo dire che un 200esimo è un numero molto minore di 1. Questa formula è anche intuitiva perché ci dice che se noi poniamo lo schermo a grande distanza, D grande, D maiuscolo, ovviamente questi massimi si allargheranno tra loro e si distanzieranno sempre di più. Se io per esempio metto lo schermo a 4 metri di distanza, diciamo che i massimi laterali sono distanziati di un centimetro per esempio. Allora se io raddoppio la distanza dello schermo e la porto a 8 metri, questi massimi saranno distanziati tra loro di 2 centimetri, cioè di una distanza doppia rispetto a prima. È intuitiva anche la presenza di D, cioè la distanza tra le fenditure, al denominatore della formula. Matematicamente questo significa che se io allargo ulteriormente la distanza tra le fenditure, i massimi luminosi sullo schermo risulteranno ancora più ravvicinati tra loro. E questo è logico perché più è grande questa distanza D, cioè il passo tra le due fenditure, e più basteranno angoli piccoli, molto piccoli, per generare queste differenze di cammino di una lunghezza d'onda o due o tre lunghezze d'onda. Quindi con piccolissime inclinazioni potrò facilmente generare la differenza di cammino di 1, 2, 3, 4 lunghezze d'onda. Viceversa, vedremo che con il reticolo di diffrazione il passo, cioè la distanza fra due fenditure, è molto più piccolo e quindi non sarà così facile generare differenze di cammino di 1, 2, 3, 4 lambda. Per farlo saranno necessarie inclinazioni importanti. Quindi riassumendo, più è stretto il passo, cioè la distanza tra le fenditure, e più bisogna ricorrere ad inclinazioni importanti per generare differenze di cammino di una, due o tre lunghezze d'onda e così via. Se invece la distanza tra le fenditure è molto larga, le inclinazioni possono essere anche molto piccole. L'ultima osservazione riguarda la presenza della lunghezza d'onda qui al numeratore della formula. Dal punto di vista matematico, questi massimi luminosi si allargano perché i valori delle loro posizioni aumentano se la lunghezza d'onda del laser diventa più larga, più lunga. Per esempio, se noi utilizziamo un laser rosso che ha una maggiore lunghezza d'onda rispetto a un laser blu. Per capirlo, guardiamo questa figura in cui è rappresentato il vetrino con le due fenditure distanti D, D minuscolo. In entrambe le figure la distanza fra le fenditure rimane la stessa. Però nella prima figura ho un laser di lunghezza d'onda più corta, come potrebbe essere un laser blu. Nella seconda figura un laser di lunghezza d'onda più lunga, come potrebbe essere un laser rosso. Più o meno il laser rosso ha una lunghezza d'onda più o meno doppia rispetto a quella del laser blu. Infatti sono circa 0,7 micron rispetto a 0,4. Vediamo che succede andando a cercare la giusta inclinazione dei raggi in uscita dalle fenditure che produce una differenza di cammino di una lunghezza d'onda e quindi produce il primo massimo laterale a destra e a sinistra, cioè questi due puntini luminosi qua. Se la lunghezza d'onda è stretta, come per un laser blu, basterà una inclinazione abbastanza piccola, alfa 1, per generare questa differenza di cammino pari a una lunghezza d'onda. Ma se la lunghezza d'onda è più lunga, allora la differenza di cammino che bisogna generare è più lunga e questo richiede una maggiore inclinazione dei raggi luminosi in uscita. Quindi con il laser rosso i raggi devono uscire più inclinati per poter realizzare quella differenza di cammino di una lunghezza d'onda e perciò sullo schermo i due massimi laterali X1 a destra e a sinistra, questi si chiamano i primi massimi laterali perché corrispondono a n uguale 1, allora saranno più distanziati rispetto al caso del laser blu. Con il laser blu avremo il massimo centrale e i due massimi laterali ravvicinati ad un piccolo angolo alfa 1 che era l'angolo che abbiamo disegnato prima, alfa 1 a destra e a sinistra. Con il laser rosso invece abbiamo il massimo centrale e i massimi laterali X1 a destra e X1 a sinistra più allargati perché ottenibili soltanto con un'inclinazione dei raggi che è maggiore. La stessa cosa accade per i massimi laterali di ordine successivo, quindi di ordine superiore, quindi sarebbe
n uguale a 2, quindi i massimi laterali che stanno qui a fianco, n uguale a 3, x3, e lo stesso qua, x2, x3, saranno tutti quanti più allargati rispetto a quelli del laser blu. Quindi in conclusione, più la lunghezza d'onda è lunga, quindi laser rosso, e più il pattern, cioè il profilo luminoso sullo schermo, è allargato.